siamo qui nel castello medievale di Massafra, dove si è tenuto per questa settimana il Festival Internazionale della Fisarmonica, città di Massafra, terra delle gravine. Come è andata? Lo chiediamo direttamente al direttore artistico. È andata molto bene, siamo soddisfatti, abbiamo avuto un'affluenza molto alta di pubblico e anche i maestri che hanno partecipato ai concerti sono stati di alta professionalità. E siamo soddisfattissimi, stasera c'è la penultima serata, ci sarà il maestro Vinci Abbracciante. La prima serata, il 25 agosto, abbiamo avuto un concerto di organetto diatonico con due giovanissimi ragazzi bravissimi. E poi i ragazzi si chiamano Alessandro Gaudio e Francesco Pace. Poi la serata successiva, il 26, abbiamo avuto il maestro Dmitry Sharikov, che è venuto dall'Ucraina, prima volta in Italia, e quindi possiamo dire che abbiamo avuto una prima nazionale quest'anno con il maestro Dmitry Sharikov. E il 27 c'è stato il concerto del maestro Diego Trivellini, che con la sua fisarmonica tecnologica digitale ci ha fatto emozionare con le colonne sonore, i brani sinfonici con la fisarmonica appunto digitale. Il 28 siamo tornati nel teatro comunale con il maestro Vladimir Zubisky, musica classica, sempre dall'Ucraina. Ieri sera tre ragazzi Acco Trio con un nuovo progetto. Ci hanno fatto anche loro emozionare con colonne sonore, overture di sinfonie di tipo il Guglielmo Tell e il Barbiere di Siviglia, e stasera ci abbiamo fisarmonica jazz, quindi un programma abbastanza ricco è stato, con non tralasciando nulla di tutte le possibilità che questo strumento può ottenere con lo studio. Adesso veniamo chiamati appunto da maestri che vogliono partecipare ai nostri concerti, e quindi sicuramente l'anno prossimo, che ci sarà la 20ª edizione, avremo delle belle novità. Durante questa manifestazione, questo festival, c'è anche la consegna del premio Alessandro Tannoia. Sì. Stasera premiamo Giuseppe Stigliano nella sezione Arte e Cultura, domani sera premieremo il maestro Pino Forresu, è un chitarrista, professore di conservatorio, sempre nella sezione Arte e Cultura. Il premio Alessandro Tannoia è nato nel 2003 da un'intuizione di Pasquale Derchia, un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più, e grazie a lui abbiamo istituito questo premio. Adesso il premio ha tre sezioni: arte e cultura, solidarietà sociale, economia. E quest'anno abbiamo destinato due premi soltanto alla sezione arte e cultura. E come mai alle altre sezioni no? Noi siamo un'associazione che viviamo con le nostre forze, e quindi anche l'acquisto dei premi ha un forte peso sul nostro budget economico. Quest'anno abbiamo voluto puntare di più sulla qualità dei maestri, che ci è stata molto ripagata. Queste iniziative culturali non soltanto fanno crescere Massafra, ma fanno crescere anche l'economia di Massafra, perché in questi giorni questi maestri che sono venuti, hanno fotografato, sono rimasti contentissimi, ritornano nei loro paesi e parlano di Massafra, che appunto riflettevo su questa cosa: noi massafresi parliamo male del nostro paese, invece dobbiamo essere molto fieri, perché la gente che viene apprezza moltissimo quello che noi abbiamo e non lo sappiamo. Siamo qui nel castello medievale di Massafra, dove durante la manifestazione dedicata al Festival della Fisarmonica è avvenuta anche la premiazione dedicata ad Alessandro Tannoia. Tra i premiati per la cultura c'è Giuseppe Stigliano. Quali sono le emozioni? Beh, tantissime emozioni. Questo premio giunge dopo 19 anni dall'inizio della mia carriera. Ero giovanissimo quando ho cominciato ed è bello aver visto la partecipazione del pubblico e soprattutto degli addetti ai lavori che hanno sostenuto questo mio premio, il premio Alessandro Tannoia,
nella sezione Arte e Cultura quest'anno viene dedicato a me e a quanto pare, leggendo la motivazione, per il percorso artistico di questi anni che ha spaziato non solo a livello locale ma anche proprio regionale e quindi nazionale. Il primo ringraziamento va agli operatori, all'editore di Telesud Gianni Olivieri che qualche anno fa hanno creduto in me, a Lino Cionfoli che io considero il maestro di una vita perché ha avuto questa bella emozione, lui la chiama proprio emozione, qualche anno fa di affidarmi il ruolo della conduzione, per me nuovissimo ai tempi. Chiaramente in questi quasi 20 anni c'è stato tanto studio, tanta lettura, tanta prova sul palco che è stata fondamentale con tanti generi diversi, dalla danza alla moda che poi è divenuta un po' il mio settore. E addirittura ricordo all'inizio dovuto presentare, a causa di Lino Cionfoli, un incontro di box, per me impossibile, essendo io un non sportivo per eccellenza. Quindi i ringraziamenti vanno essenzialmente a loro. Poi ai miei colleghi di una vita, al maestro Angelo Mastrangelo, che io considero il mio braccio destro, e a Vittorio Casale, che è il nostro insegnante di portamento, che anche se si è aggiunto negli ultimi anni, prima della pandemia, nella nostra agenzia La Ionica Eventi, comunque sta dando una grandissima mano. E poi chiaramente a tutte le persone, le ragazze, le mamme delle ragazze della moda, il gruppo dei cantanti di Amarcord, il gruppo dei danzatori, mi piace ricordare le insegnanti di danza con le quali intrattengo tantissime serate. Insomma, è un successo che mi piace condividere a 360 gradi un po' con tutti. Giuseppe Siliano in questi anni è cresciuto tantissimo, sia nel mondo della cultura che dell'arte che anche dell'intrattenimento. Se volessimo dare un messaggio ai ragazzi di non perdersi per strada, naturalmente di crederci sempre, quale sarebbe? Beh, io lo dico sempre alle mie ragazze, io ho a che fare con ragazze nella moda che sono poco più che adolescenti e quindi pregne di tutti questi sogni. Il messaggio che vorrei dare è quello di perseverare, perché comunque anche in tempi difficili come possono essere quelli post pandemia, un sogno va coltivato con interesse, spirito di osservazione, di sacrificio, con tanta abnegazione, perché poi chiaramente il mondo artistico è difficoltosissimo e quindi quando si ha a che fare con questo mondo spesso ci si può scoraggiare. Quello che vorrei dire, non scoraggiatevi, se veramente nel vostro sangue scorre il DNA dello spettacolo, continuate a coltivare i vostri sogni.